ma veniamo alle star della serata. Sabina Grossi, Pilo Shiraz, ha in mostra una decina di opere, da cui le ultime ispirate in un viaggio nel sud-est asiatico, cioè Vietnam. Perfetto. Mekong. Mekong. In pochi quadri, seppur scelti appositamente per l'esposizione in questo bel locale che ci ospita stasera, è ben visibile il percorso di un artista matura, padrona del mezzo pittorico e ancora inclina allo sperimentare, alla voglia di esternare quei frammenti del proprio sé che ne denotano il gusto, la sensibilità, il suo essere veneziano. Nella pittura paesaggistica di Sabina l'elemento acqua è fondamentale. Presenza costante nelle sue rappresentazioni di Venezia, delle balene, dei meandri del fiume Mekong che tanto hanno in comune con il nostro ambiente lagunare. Quella laguna che l'artista ama sia ritrarre nelle varie sfaccettature e stagioni, che vivere e percorrere materialmente. Ma Sabina si cimenta spesso nell'informale, con risultati di grande raffinatezza espressiva. L'uso del colore, il segno, la tecnica, le nuance, i frames riprodotti sulla tela sollecitano il nostro epitelio cromatico, attivando la corteccia motoria con rara efficacia. Attirano, pullano, trasportano, intrigano, in uno stimolante linguaggio empatico, essenziale per la nostra esperienza di fronte a un'immagine artistica. Personalmente trovo molto interessante questa sorta di dualismo pittorico. Il paesaggio reale, seppur trasformato nel rappresentarlo dall'artista, e questi suoi landscapes, paesaggi mentali, entrambi espressioni del fare artistico di Sabina e il suo mondo interiore. Doria Tacchia. Facciamo un applauso. Di lei leggo alcune note biografiche tratte dal suo libro. Sono nata, era un venerdì 13, poco prima che iniziasse a nevicare in un paesino della Svizzera. Figlia della laguna veneziana, con qualche goccia di sangue lontano, che mi naviga nelle vene. Sono tornata da un paio d'anni ad osservare la laguna veneziana da un'altra angolazione. Ascolto e provo a comunicare quello che sento con le parole a modo mio. Il libro a metà, incuriosisce dal titolo. Allora, posso leggervi a metà, che così sopportate ancora due secondi, dai. Questi sono tui. No, non vedo niente. Questo. Mi sei cattiva, dai, avete pazienza, davvero, dopo beveremo davvero, c'è l'indice. C'è l'indice. 43. È mio figlio. Presenti. Allora, a metà è il titolo di questo libricino, insomma, così un po' si capisce cosa che vuoi dirsi sta roba. Si vestì a metà perché dell'altra non ne aveva più bisogno e aprì a metà la finestra per escludere quella parte che non le andava di vedere. Metà bicchiere era pieno, l'altro vuoto per osservare attraverso. Pensò ai giorni trascorsi, ai pensieri raggruppati, alle idee soffocate. Pensò a metà per far spazio ai giorni a venire. Una mela a metà per guardarci dentro e a metà un sorriso perché non era tutto. Una metà di lei c'era, l'altra non sapeva se ancora le apparteneva. Vuole vivere una vita a metà, così, a metà tra lei e l'infinito, per metterci nel mezzo tanto ancora, così, a metà, senza meta. Grazie. Con la bambolina.